I giovani veggenti di Medjugorje incontrano quotidianamente la Madonna in apparizioni ormai note in tutto il mondo. Ma è data solo a loro la possibilità di avere la sensazione del soprannaturale? In realtà, stando a ciò che ivi accade, dovremmo concludere di no. Infatti, è talmente abitudinario per la gente del luogo, e quindi in fondo naturale per essa, il soprannaturale, che l'indicazione dei due colli prodigiosi, il colle delle prime apparizioni ed il Križevac, fa addirittura parte di un gioioso gestire per i bimbi. Là, là, è sempre sul Podbrdo la Madonna. No, è anche là, sulla cima del Križevac. Allora sono due i luoghi delle apparizioni. Lì, lì. Ma questo gioco in fondo è la ripetizione, l'eco quasi di ciò che dicono gli adulti quando si chieda se la Madonna, la Gospa come la chiamano, appaia ancora sul colle delle prime apparizioni, sul Podbrdo. No, la Gospa ora talvolta è sul Križevac. È sul Podbrdo che sono avvenute le prime apparizioni. La croce sul Križevac si illumina, scompare, e là sul Podbrdo la gente va a pregare, sul luogo delle prime apparizioni. E vanno in tanti? Sì, tutti pellegrini. Come dice con decisa convinzione quest'uomo, la croce del Križevac è la grande protagonista perché trasforma il suo cemento in luce per la presenza della Madonna. Ed il fatto che la croce si trasformi in luce e quindi in segno della presenza, così dicono, della Madonna sul monte, viene riaffermato da varie persone, come da queste, testimoni del fenomeno il 25 giugno del 1984. Non era visibile la croce, il perché? No, no, solo si vede una bianca come una statua. E tutti questi uomini, donne, dicono, tutti visto, tutto visto questo. E noi, noi parliamo, suore, a finestra e dice e questa è la Madonna e adesso preghiamo e tutti facciamo una quindi cosa significa quando la croce non si vede che significato ha che è presente la Madonna presente la Madonna e prete dopo si viene piano piano croce prima del fenomeno della croce si è visto il fuoco sulla montagna della Frizione sì. È stato visto da tutti